Sindaco, Torino e Milano si sono dichiarate pro cannabis. La città di Napoli come entra in questo dibattito? Se entra? Ma io prima ancora che diventassi sindaco ho sempre pensato che si debba aprire nel paese un dibattito chiaro, laico e onesto sulla depenalizzazione delle droghe leggere. Quindi sono assolutamente favorevole che si vada in questa direzione, come stanno facendo tanti posti nel mondo, e quindi credo che bisogna uscire da un concetto di criminalizzazione complessiva. La mia dichiarazione è questa, ma io credo che un sindaco di una città debba ascoltare le opinioni della città. Lei mi ha chiesto la mia opinione da persona, prima ancora da sindaco, perché il sindaco poi c'entra poco, perché questo è un tema di carattere nazionale, io credo che debba legiferare il Parlamento. Il sindaco di Napoli come persona è assolutamente favorevole, poi vediamo se si apre un bel dibattito in città, per esempio su questo punto, grazie anche ai mezzi di comunicazione, vediamo un po' le varie posizioni e poi si deve fare una sintesi ovviamente. Ma farebbe come Milano o Torino per esempio? Ma Napoli è sempre originale. Noi non ci mettiamo, come dire, in coda agli altri, noi abbiamo una nostra posizione che può andare anche oltre a quella espressa da Milano e Torino. Ripeto, su questo secondo me si deve andare molto oltre, anche verso non solo un uso terapeutico, come si dice oggi, ma anche verso il coraggio di affrontare il tema della punizione dell'uso delle droghe leggere. Lei lo aprirebbe un dibattito in consiglio? Assolutamente, lo stiamo aprendo, lei è una televisione, quindi se il sindaco parla evidentemente apre un dibattito e lo auspica. Io non sono abituato a far calare dall'alto le decisioni, la mia potrebbe anche essere una posizione isolata in città, la mia posizione è questa, sarebbe interessante e bello aprire un dibattito nella nostra città. Ho anche firmato, tra l'altro ho fatto qualcosa in più, mesi fa ho anche firmato il referendum proposto dai radicali, quindi la mia posizione è stata sempre questa, anche quando facevo il magistrato.